Ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti, benvenuti in questa nuova live. Siamo su Xbox Series S. Intanto ragazzi, questo è il regalo praticamente il regalo di Natale da parte di zia e mio figlio. E io l'ho un po' configurato, un po' tutto, un po' installato un po' di giochini. Gli ho fatto l'Xbox Game Pass, in modo che si può divertire come vuole. Gli ho installato Minecraft, gli ho installato molti giochi. Gli ho installato Minecraft e Rocket League. E poi ho voluto provare un po', vediamo un po' questa. Dicono che sia tanto potente questa Xbox Series S, ragazzi. E intanto hanno avuto ragione, effettivamente è una bella bestionina. Io do il buongiorno a Zio Pastix, a Giusy. Vi levo subito la chat emoticon, visto che voglio che dovete scrivere. Vi auguro un felice Natale a tutti quanti voi. Grazie Alba Rumeno per il follow, benvenuto nel canale. Ragazzi, vi auguro un felice Natale. Speriamo che passa questo maledetto Covid-19. E spero anche che questo 2020 sia un passato da parte mia da dimenticare, proprio da dimenticare, per tutti i problemi che ho avuto di salute, economici, di lavoro e tutto quanto. Il Natale, ragazzi, per me è un Natale brutto, un Natale spento, perché proprio il giorno 26, il giorno dopo Natale, ho perso mia madre, 6 anni fa. Ho perso mia madre, quindi il Natale per me è un po' una cosa che volevo eliminare dalla faccia della terra. Però poi nel crescere ti fai un'idea e dici magari non è stata colpa tua. E quindi si cresce con i bambini che ho. Cerchi di non trasmettere questa malinconia che ti fa parte da 6 anni. E il problema è che è difficile accettare una cosa di queste. Però per il bene dei miei figli non devo pensare, devo alzare la testa e proseguire, andare avanti. Questo è il regalo che lui ha ricevuto per Natale, l'Xbox Series S. Mi vedrete fare tante live, proveremo tantissimi giochi, ci divertiremo insieme, giocheremo insieme,
Io ringrazio Zio Pastix, grazie mille Zio Pastix, sempre gentilissimo, grazie mille di cuore. Al momento, ragazzi, ho la carta PayPal, purtroppo il pacchetto donazioni, Bit e quant'altro bloccato perché, ripeto, ahimè, questo 2020 è stato un 2020 bruttissimo, veramente brutto. Infatti si è chiuso con mi hanno hackerato le mail gmail.com e non riesco più a recuperarla. Però non demordo, vado avanti, non sono un tipo che si affligge, vado avanti a testa alta e si va. Siamo su Xbox Series S, ragazzi, volevo provare un po' di giochini, c'ho giusto una mezz'oretta, ho detto faccio giusto una live, una mezz'oretta per darvi gli auguri. Non so se pomeriggio riuscirò ad andare a live, visto che oggi è vigilia, prepareremo un po' il banchetto di stasera, diciamo. Sì, Zio Past, mancava solo quello. Il 2020 per me è stato un anno bruttissimo. A partire da febbraio, i primi di febbraio fino adesso è stato un anno bruttissimo. I primi di febbraio mi sono fatto l'intervento è andato benissimo. Il problema è che è stato dopo, con il Covid. Le problematiche non si poteva andare a fare la medicazione all'ospedale, ho perso il lavoro e tanti accumuli. Siamo arrivati a dicembre, sono passati ben 10 mesi, 10 mesi di inferno, cioè un anno intero quasi che se n'è andato. Spero che l'anno nuovo sia veramente migliore, lo spero veramente di cuore. C'è gente pure che per fortuna che c'è gente qui su Twitch che mi vuole effettivamente tantissimo bene. E niente, spero che il 2021 io cercherò di prenderlo alla stragrande. Streamlabs, non rompere le palle. Devi contare mitiche per colpa di sto Covid. Quest'anno non potrò festeggiarlo con i miei nonni come ogni anno. Quindi spero che passi il prima possibile. Sì, zio Pastix, sì, un po' tutti. Un po' tutti, diciamo che io, come ti stavo dicendo, il Natale per me è una festa un po' così che mi inquieta, mi fa venire ricordi, mi fa venire brividi, mi ricorda la morte di mia madre, purtroppo. Però ripeto, per il bene dei miei figli, che li voglio un mondissimo di bene, li stramo. Questa è la mia canzone preferita, ragazzi. Feliz Navidad. Na 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 na. Però per loro devo farlo. Navidad, pa 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 pa, Feliz Navidad. Stavo osservando un po' di giochi. È velocissima, ragazzi, cavolo, da Xbox Series S. Purtroppo mi dispiace che voi la potete vedere solo in 1080p 60 fps, perché l'elgato che ho non mi permette di registrare in 4K. Quindi al momento posso streamare, posso purtroppo giocare alla risoluzione 1080p. Se avevo un Elgato 4K, fidatevi che io me lo giocherei in 2K e ve lo streamerei in 1080p per far vedere la qualità. È veloce. Qui vabbè, qui ho fatto giusto un qualcosina per non partire dall'inizio. Giochiamoci un po', ragazzi, giusto un 15 minuti, 20 minuti, massimo mezz'oretta, che poi vado a preparare il pranzo. Zio Pastix, io ti ringrazio tantissimo. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Ragazzi, graficamente è veramente una bomba. Cioè, credetemi, io sono rimasto sorpreso. Cioè, c'ha una fluidità e una grafica questa Xbox Series S. A pensare che è una scatoletta bianca. Cioè, sembra un giocattolo quando la si prende in mano, ragazzi, talmente leggera c'è una grafica assurda, assurda. Io secondo me si sta giocando ad alto, e secondo me si sta giocando ad alto. E ho intenzione di farci serie, giocarci su Xbox Series S. Farò giocare anche mio figlio, non metterò la webcam perché c'è una streamer che purtroppo le hanno bannato il canale per il fatto che ha fatto vedere il figlio giocare da solo davanti al computer ed è stato bannato. Mi dì, lo sai che ti sono vicino? Sì, lo so, zio Pastix, lo so. Ed è brutto.
Io spero, ragazzi, che voi passiate un bellissimo Natale. Bevete, mangiate, divertitevi, giocate a tombola, giocate. Fate tutto quello che c'è da fare. Tutto, ragazzi, non tralasciate nulla. Giocate a scala 40. Divertitevi, divertitevi. Perché è bello, è bello. Vi ripeto, c'ho un po' i miei problemini. Perché purtroppo mi ricordo tante cose brutte e quindi un po' me ne vado in, diciamo, depressione, chiamiamola così, depressione. Però cerco di reagire, cerco di reagire. Non sarà semplicissimo, no, assolutissimamente. Non sarà affatto semplice per nessuno. Comunque, Zio Pastix, davvero contento di sta Xbox Series S. Davvero, 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 davvero contento. Tu ci giochi a Dark, i 60 FPS, ragazzi, dappertutto. E ripeto, secondo me si sta giocando a grafica alta, che secondo me si sta giocando a grafica alta. Veramente fatto bene. Sopra, se non erro, è un posto un po' brutto per poter girare. Noi siamo a livello 40. Ok. Devo fare. Madonna, ragazzi, usare un po' sto gioco è un po' complicato. Devo sbloccare la sella del Pteranodonte. Che se non erro era a livello 36. No, non era a livello 36. Dove cavolo era la sella del Pteranodonte? Così almeno, eccola qua. Così almeno ci facciamo la sella del Pteranodonte. Madonna, Jopastix, non mi ricordo, fra. Non mi ricordo, è passato talmente tanto tempo, fra. Madonna, la PlayStation 4. Cioè, guardate qua, ragazzi. Questo è alto. Questo per me è grafica alta. Guarda qua che bello. Guarda qua quanto verde. Guarda qua quanto verde. Happy New Year. Questo, però, se non erro, ci dovrebbero stare un po' di animaletti pericolosi. Se non ricordo male, eh. Happy New Year, na 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 Christmas, we wish you a merry Christmas. Là ci sono già le api, infatti le ho sentite. Ma quelle per il momento le lascio stare, che poi le verremo a prendere con l'orso. L'unica cosa bella è quando si gioca su console che ti fai tutti i giochi senza mod. Quindi ti giochi completamente vanilla. Guarda qua quanto verde. Ragazzi, guardate qua quanto verde. Purtroppo la live, il verde è un po' bastardo. Ecco perché io streamo in 900p 60 fps. In modo che il verde lo vedete bello fluido e non sgranato come dovrebbe essere una live in 1080p 60 fps. Davvero? No, un giganotosauro tech no, non esiste. Il T-Rex tech, bra. A meno che lo hanno fatto adesso. Perché io sapevo che il giganotosauro tech non esiste. Non esiste la sella tech. Allora, andiamo su danno mischia. Iniziamo a dare danno al personaggio nostro. Allora, dobbiamo arrivare a 430 di peso. 400 barra 450 di peso. Cazzo, nuovi raptor.
Ora oggi ce lo stiamo giocando. Ciao, Mesopiteco. Ma quanto sei caruccio, ciao. LOL. Perché? Sento dei versi. Oh, sti stronzetti qua. Ti odio. Odio questi, questi ti fanno addormentare, porca troia. Ecco là, sono morto. E iniziamo benissimo con la prima morte di Miticaccio. Questi sono bastardissimi. Aspetta, come si chiamano? E niente, ragazzi, prima morte. Siamo morti. 3, 2, 1. Carbonemis. Guardate quanto è veloce, ragazzi. Guardate quanto è veloce. Ecco qua. Ora lo guardo, fratellone, ora lo guardo. Ah, a proposito, ti devo invitare nel nuovo Discord. Non è qua la porta? Che cazzo sta la porta qua? Ok, lasciamo tutto. Guardo subito, fratè. Nel nuovo. Oddio, è vero. Madò, che ricordi, cavolo. Che ricordi. Zio Pastix top amico. Ok. Ti ho messo il permesso poi per entrare nelle stanze. E niente, abbiamo fatto la prima morte. E come si sapeva, non so, dobbiamo aumentare un po' di tempra. Niente, dobbiamo andare a recuperare la nostra roba, ragazzi. Vabbè, ma si sa, Arche all'inizio è così. Arche all'inizio è così. No, e vabbè, che capro. De già. C'abbiamo una capro de. Madonna mia, proprio con me ce l'avete. Che ci possiamo fare? Vediamo. Prendo uno di questi. Prendo un po' di carne. Prendo giusto una quindicina di carni. Poi devo fare pure il frigorifero per la carne. Però quello, vabbè, con calma. Mi potrei fare. Mi sa che dobbiamo iniziarci a fare una bella sella del Pteranodonte. Ci servono 75 chitina cheratina, 125 di fibra e 230 di pelle. Allora, per il momento pelle non ne ho. Chitina non ne ho. Fibra. Non da più la fibra, andiamo più la fibra. Giusto ragazzi, un altri 15 minuti. Ho fatto giusto questa live per darvi gli auguri di Buon Natale, per non lasciarvi senza
senza gli auguri di Buon Natale, perché a breve arriva la mia compagna, quindi devo preparare, perché lei sta facendo orario continuato, lavora nel supermercato, quindi oggi vigilia di Natale, capite un po' che bordello c'è in un supermercato. Stranodonte mi è passato dalla testa. Sì, bravo, 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 Pastix. No, proprio bannalo. Bannalo, proprio eliminalo, eliminalo. Eliminalo. Eliminalo perché non è impossibile recuperarlo. Non riesco più a recuperarlo. Come se caso mai lo riuscirò a recuperare. Devo farmi delle bole pure. Livello 6. Cazzarola, se riuscivo a vederlo. Allora. Oh, guarda quanta bella fibra abbiamo preso. Guarda, guarda. Fibra, fibra, fibra e fibra. Perfetto, ora ci manca la pelle. Mi tengo queste, mi tengo le narcobacche e mi tengo queste bianche. Il resto lo scartiamo tutto. Vabbè, ho scartato la fibra come un idiota. Babbo. Nel frattempo, adesso mi devo andare a prendere un po' di legno. Allora, fammi faccio. No. Così. Creazione. Pietra. Ok. Facciamoci il piccone. Sì, ma non penso, fra, perché ci ho provato. Ho contattato pure l'assistenza Discord e loro purtroppo non riescono a fare niente, perché per privacy non possono darmi o cambiarmi un'email e una password, perché giustamente è tutta privacy, tutta questione di privacy e quant'altro. Ok, allora dobbiamo farci un arco e delle frecce. Poi ci tocca fare tantissima carne marcia. Ok. Prendiamo il piccone, prendiamo la paglia. Ok, uccidiamo questo OK. Dobbiamo iniziare ad andare a uccidere le tartarughe per trovare la chitina. Piano piano, piano piano riprenderò la mano qui su Ark. Mi farò una bella. Allora, la carne ne ho 31, questo la buttiamo, narcobacche le conserviamo, queste le conserviamo, queste pure, queste le scartiamo, tutto questo lo buttiamo dentro. Allora, la pelle ne abbiamo 89, ancora è poca, ancora è poca. 230 di pelle mi serve, dobbiamo uccidere, dobbiamo uccidere. Certo, Zio Pastix, certo, fratello, certo. Dobbiamo uccidere. Oh, mannaggia sta porta, ora rimanga aperta. Devo uccidere Zio Pastix perché altrimenti qua. Ma hai visto quanto è veloce e fluida, zio? Oh, ciao Dilofosauro. Muori. Muori, Dilofosauro, muori. Ok. Dammi la pelle. Dammi la pelle. Brutto bagarozzo.
Comunque ti avviso che ho provato a chiedere a GameStop, mi hanno detto che non riescono neanche loro a prenotarla. Niente. Marzo 2021, purtroppo muori. Ok. Ci siamo quasi, eh. No, vabbè, là c'è un megalodonte. Vabbè, 6, 2, 3, 18. Che cavolo sono? 2. Mi sa che aumento l'attacco in mischia. Mi metto uno salute e uno danno da mischia. Così almeno la PS5, sì. Comunque ti dico, Zio Pastix, pure l'Xbox Series S è una bella console. Anche perché con... Torniamo un attimo a casa, vi faccio vedere. Questo che livello è? 50, no, questo mi spacca in due. Torniamo a casa, ora vi faccio vedere una cosa, zio. Ehi, mando un annuncio, zio. Un bell'annuncio pubblicitario, ci sta. Allora, vado a casa, zio. Non so se tu sei su Hub, zio, quindi tranquillamente. Allora, andiamo a casa. Un attimo, ti faccio vedere. Grazie Xbox Game Pass. Guarda quanto è figo, guarda quanti giochi ci sono, zio. Non ancora, ma sto all'ultima missione, zio. Guarda quanti giochi ci sono. C'è un bordello di giochi. Aggiunti recenti, Code Vein, MotoGP, questi sono tutti quelli che hanno aggiunto recentemente. Però tutta la raccolta... Guarda quanti giochi, zio. Guarda quanti giochi. Questi tutti grazie a 1 euro al mese perché ho comprato l'Xbox Series S. Quindi sono 3 euro 3 mesi mi hanno dato a me grazie a un codice che c'era all'interno dell'Xbox Series S. Guarda quanti giochi, guarda qui. C'è un'infinità di giochi. Cioè non finiscono mai, cioè tu non compri più giochi. Anche se ci sono giochi tipo The Witcher 3 lo voglio giocare, lo voglio fare in live. Tipo anche l'altro che mi voglio fare in live è L'Ombra della Guerra di Mordor. L'altro che mi voglio fare in live è questo Vermintide. L'altro che mi voglio fare in live è Zoo Tycoon. Wolfenstein Youngblood. Unravel 2. Cioè tutti sti giochi fantastici. Tutti sti giochi fantastici. Skyrim. La Special Edition. Hanno aggiunto Skyrim. È una figata, raga. È una figata. Sunset Overdrive, Subnautica, madonna quanti giochi, State of Decay 2, cioè ce ne sono veramente un botto, un botto, un botto, un botto, un botto, un botto, Quantum Break, cioè ci sono tanto di quei giochi che ti puoi giocare, tu inizi un gioco, disinstalli uno e installi l'altro, poi magari te ne installi due e tre e poi li disinstalli, magari giochi che ci giochi sempre, tipo Ark. Purtroppo pesa un accidente, pesa ben 147 giga, una cosa del genere, quindi è bello pesante. Però, cioè, alla fine, spettacolo, spettacolo. L'hai finito? Devo farmi delle bole, però, ripeto, al momento non sto qui per giocare. Fibra e 3 di pietra mi mancano. Fibra. Si prova, magari scrivo in live.
Oggi proviamo questo gioco. Oggi proviamo questo gioco. Ed è figo. Magari mi faccio un calendario. Mi faccio un calendario e mi faccio. Oggi provo questo gioco. Tra 2 giorni provo quest'altro. Tra 3 giochi provo quest'altro. E si va avanti. Figo, un bel passatempo. Ci facciamo 2 bole. Ci facciamo l'arco. Per le frecce ci serve la selce. Andiamoci a prendere un po' di selce. Comunque è fatto veramente bene, zio. Meglio. Cioè, gira a 60 fps e si vede, eh. Si vede tranquillamente. Allora, quante frecce posso fare? Vediamo un attimo. Cioè, crea tutto, 74 frecce, ok. Ora dobbiamo creare il narcotico. Il narcotico che se non erro si faceva con la carne marcia. Guarda, online per 2 ore, ricordi di fare una pausa, ma io non ci sto online da 2 ore. Ho acceso l'Xbox, ho preparato tutto, ma non ci sto online da 2 ore. Vedi, mi dici pure quando devo fare la pausa, è fighissimo veramente. Intanto noi dividiamo per uno questa carne in modo che diventa marcia in maniera veloce. Via. Ok, allora, queste rosse le buttiamo, le gialle le buttiamo, le blu le buttiamo. Ci rimangono le viole e le nere. Ovvio che giustamente dobbiamo premettere che se ne andranno un bordello di narcobacche, perché dobbiamo fare pure il pastello. Allora, mettiamo queste qua, queste qua, queste qua. Per questo, ok, lo posso fare. Perfetto. Solo che adesso sono appesantito, sì, cavolo. Dammi il tempo, un attimo, mo lascio un po' di roba. No, ho preso tutto. Ma sei idiota. Cazzo, ho fatto a prendere tutto. Pietre, altra pelle serve, mi sa. Altra pelle, allora. Le droghe per il narcotico, la carne marcia e la narcobacca, se mi ricordavo bene. Questo qua lo dividiamo, così mi faccio altra carne marcia. Ok, e qua ne faccio 40. Ottimo, 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 ottimo. Taglie, ottimo. Allora, nuovo livello disponibile. Tu, zio Pastix, come ti dividi? Io metto 500 il peso, perché è importante il peso in questo gioco. Sicuramente è arrivata la notte, quasi. Allora, dobbiamo vedere di riuscire a prenderci quel pteranodonte. Non abbiamo visto di che livello è. Vediamo. 30. Vabbè, dai, per volare è buono. Per spostarci, dai, è buono. È un livello 30, quindi le prime frecce ce le famo per là.
Allora, andiamo sempre di peso, arriviamo a 500. Intanto qua ci sblocchiamo un altro po' di roba. Trasoro non mi interessa, vado direttamente di triceratopo. Stella per triceratopo, ci vedendo il triceratopo, così almeno scala, canna da pesca, doppio porta in legno, doppio ingresso in legno, forbici, torcia da muro, soffitto, fondamenta. Lotto scarpe mimetiche, questa me le sblocco. Allora, ci iniziamo a sbloccare. Pallottola semplice, munizioni semplici per fucile, fucile a canna lunga, il mirino, chitina, granata, doppietta, munizioni 2, ok. Silenziatore, muro. Non so se sblocco le cose in metallo, anche perché non gioco un PvP, quindi non ho bisogno, penso, di proteggermi. Allora, questa la sblocco perché il Carnotauro lo voglio tamare. Megalodonte pure lo voglio tamare. Il rampino mi serve. Polimero, circuiteria, ok. Fabbricatore, scusa, il bancone l'ho sbloccato. Maschera tattica, ok. Il bancone. Tagliola, botola, balestra. Sella, torcia a muro. Libreria, bancone, sì, l'ho sbloccato. Sella per metaorso, l'orso pure lo sbloccheremo. Lo voglio tamare per prendere poi il miele. No, la baryonice, ho sbagliato. Vabbè, va, pazienza. Devo prendermi questo senatore elettrico e poi faccio tutta la cavetteria. E stiamo salendo di livello. Pian pianino siamo saliti di livello. Allora, qua andiamo subito. 70, ok. Andiamo di nuovo giù. Generatore, cavo, scatola, cavo. Poi lampione e lampione. Ok. Fatto. Poi, allora, devo lasciare un po' di carne. Cosa posso fare, scusami? Vado, mi ti devo salutare. Ci sentiamo una vigilia, soprattutto per Natale, a te e famiglia. Buon Natale anche a te, zio Pastix, anche alla tua famiglia. Passate un bellissimo Natale. Mangiate, bevete, divertitevi. Ancora auguroni, zio Pastix, ti voglio bene. Buon Natale a tutti quanti. Io, mo', ragazzi, devo chiudere. Infatti, sono l'una e mezza. Chiudo, ragazzi, perché purtroppo non c'è più il tempo. Devo andare a preparare il pranzo. Meno male che zio Pastix mi ha salutato, così almeno mi ha avvertito di questo ritardo. Ragazzi, noi ci becchiamo pomeriggio con una live, un'altra live. Devo vedere un po' le tempistiche verso che ora. Io vi auguro ancora buon Natale a tutti quanti. Divertitevi, state in famiglia. E ragazzi, se siete a casa, passate dalla mia live pomeriggio. Un bacione, ragazzi, ciao a tutti e ancora auguroni.